Vediamo adesso come creare una thumbnail di YouTube su YouTube, una copertina del video, ragazzi. Il titolo più la copertina determinano quante visualizzazioni, ovviamente oltre poi al contenuto del video, però per catturare l'attenzione, per portare la gente a cliccare, la prima cosa che la gente vede è il titolo e la copertina, quindi bisogna creare copertine fatte bene. Ecco perché vi faccio questo tutorial all'interno di questo corso, perché è importante, noi dobbiamo pubblicare i vostri video. Per quanto riguarda la pubblicazione su YouTube, seguite le regole che vi ho spiegato nella lezione apposita di questo corso, anche se parlavamo di un video short, di uno short, quelle regole valgono per tutti i video, anche se caricate video normali, più lunghi, quindi titolo, descrizione, gli hashtag, tutto come spiegato in quella lezione. Se cercate il titolo in maniera anche utilizzando i tool che vi ho indicato, anche potete cercare Google, utilizzare Google Trend per vedere quanta ricerca c'è di quelle parole chiave che volete utilizzare all'interno del titolo. Dopodiché che avete scelto il titolo, bisogna fare la copertina, e la copertina deve essere accattivante, perché insieme al titolo si matchano e decretano se un utente clicca oppure no. Quindi andiamo su Canva. Canva vi permette di fare delle ottime copertine, vi faccio vedere come fare. Praticamente andiamo su YouTube thumbnail, lo trovate qui, ecco. Praticamente, volendo, ci sono anche dei template, però partiamo da zero. Allora, regola fondamentale, ragazzi, anzi io avevo già avviato un progetto, eccolo qua, questo qui. L'immagine deve stare ai lati, ok? La vostra immagine deve stare ai lati. Ci deve essere sempre una vostra foto, metteteci sempre la faccia. Questo vale anche su Instagram, i post, se non pubblicate video, ma post, ovviamente voi in primo piano, le vostre foto, pubblicatele, perché la vostra faccia è importante. Anche nelle copertine di YouTube mettiamo la faccia. Io qui ho ritagliato una mia foto in cui suonavo, ci ho messo anche l'effetto, basta cliccare edit image, forse avevo già fatto vedere, su festive, e poi mettere il massimo in questo caso. Tenetele o a destra o a sinistra, considerate che qui è meglio che la scritta sia in alto a sinistra, perché non scrivete niente sotto, perché poi qui c'è nelle varie anteprime su YouTube ci sono i minuti, cioè quanto dura il video, qui in basso a destra, e se ci mettete una scritta poi è un si crea confusione. L'immagine deve essere pulita, quindi mettete una vostra foto a destra o a sinistra. Per ritagliare il contorno delle vostre foto, io vi consiglio di andare su remove.bg, sito veramente bomba, gratuito, caricate, molto semplice da utilizzare, forse ve l'ho fatto vedere in qualche altro corso. Caricate l'immagine e lui ti dà l'immagine senza lo sfondo dietro, molto semplice e gratuito. Allora, noi dobbiamo, adesso facciamo la copertina dei 10 anni, appunto abbiamo messo quel video, adesso voglio mettere su YouTube una bella copertina, una bella anteprima. Se fate degli short in cui praticamente parlate o suonate, potete lasciare le anteprime. Per quanto riguarda gli short, le anteprime che vi suggerisce YouTube, però ovviamente mettete delle scritte come vi ho fatto vedere nella lezione. Per i video più grandi, se volete fare un video vlog, se volete fare i vostri format più lunghi e quindi caricate dei veri e propri video su YouTube, ovviamente prestate attenzione sulla copertina. Quindi, prima regola, vostra immagine scontornata, effettata o a destra o a sinistra, ok? Quindi le scritte importanti, clicchiamo su text e le mettiamo qui in alto. Dobbiamo rendere tutto molto ordinato, magari questo lo mettiamo qui, scriviamo 10 anni, primo disco, i mediocri, la fame dischi, oppure i mediocri, sotto 2012-2022. Ok, considerate che qui sopra possiamo riavvicinare sia in altezza che in larghezza i caratteri, ok, quindi avviciniamo un po' tutto, magari questa segniamo qui, possiamo renderla più piccola, 10 anni primo disco, un po' più piccola, mentre questa, i mediocri, lo facciamo un po' più grande, bellissimo, che ne pensate? Lo mettiamo così, e poi che facciamo? Lo tiriamo su, ok, bellissimo. Questo magari lo facciamo
iniziamo a farlo giallo. Il giallo sul nero crea un bel contrasto, scusate. Lo facciamo giallo, mettiamo un super giallo, magari lo mettiamo così, wow, o così, e lo sparaflesciamo. Oh, guardate che bello! Magari qui facciamo un corsivo sugli anni. Magari lo vogliamo un po'. No, mi piace. Qui addirittura potremmo anche non mettere la nostra foto. Vedete la foto? Mettiamola qui. Anzi, no, più spostata, ai lati. Potremmo selezionare tutto e ingrandire. Guardate che roba. Poi carichiamo la copertina del nostro album, in questo caso. L'ho caricata? Non si vede. Eccola qua. Magari la mettiamo qui. Qui sotto ci sta bene. Perfetto. Edit. Festivo. Tac. Aumentiamo. E ci siamo. Mi sembra abbastanza carina. Possiamo mettere una foto come sottofondo. Per esempio questa. Se scrivete concert live trovate un sacco di materiale gratuito. Potremmo mettere questa, no? La ingrandiamo, è carina. Poi facciamo position, facciamo back, back. Ok? Anche questa la sparaflesciamo con edit. Facciamo festivo. Ora, per rendere le scritte più leggibili, andiamo su element. Clicchiamo qui su un quadrato, ok. Adesso vi faccio vedere una chicca. Allarghiamo questo quadrato, così e così. Facciamo position, lo mettiamo indietro, dietro, dietro, dietro a tutto. Poi andiamo sempre qui nei tre puntini, selezioniamo trasparenza e lo trasparentiamo. Però no, dobbiamo prima farlo nero. Oh, guardate, è molto più leggibile il tutto. Regolatevi con le altezze. Io direi che questo può andare un po' più su, così, e poi lo ingrandiamo così. Che combinato, niente. Vedete che è molto più leggibile? Non so che fine abbia fatto. Cioè, è molto più leggibile.